Daniele Moccia, Sprint Sport, con Andrea Porrini, Ivrea. Mister, partiamo dalle note positive. Primo tempo come si deve, fatto alla vostra maniera, avete veramente fatto 45 minuti di grandissima qualità e poi un calo che si è sentito nella ripresa. Beh, assolutamente sì, siamo partiti forte forte e poi purtroppo anche l'infortunio di Bonaccorsi ci ha un attimino destabilizzato la situazione. Loro avevano la voglia e la forza di cercare di recuperare il risultato perché erano sotto e quindi è normale che ci venissero ad attaccare, no? E hanno fatto un gran secondo tempo, no? Noi siamo stati bravi ad andare sul 2-0 e poi ho fatto qualche cambio e loro si sono messi in carreggiata, insomma. Adesso vabbè, un punto comunque che ci sta, alla fine le distanze rimangono invariate con l'Ascaris. Ti preoccupa un po' questo blackout che c'è stato nel secondo tempo? Oppure no, ci può stare? No, perché ho detto ai ragazzi che oggi era la prima di campionato, quindi quando si è due mesi fermi non si guarda niente, si resetta tutto, si parte, 17 partite, prima di campionato abbiamo fatto un punto, il resto vale poco. Non dobbiamo pensare a nient'altro, noi giochiamo partita dopo partita, ne abbiamo 17, adesso 16 e quindi andiamo avanti così. Un punticino alla Scaris, qua ci sta. Quindi sei tranquillo insomma per le prossime partite, vabbè che è lunga ancora il campionato, però ti vedo abbastanza sereno. L'unico momento veramente dove non ti ho visto un po' teso in panchina è stato proprio per l'infortunio di Bonaccorsi, che ovviamente per voi... Purtroppo avevo già Sardaro fuori, Brocco fuori e anche Bonaccorsi, e sono dei ragazzi del 2002 e mi sono un attimino trovato spiazzato e ho dovuto poi far debuttare un 2004 e cercare di cambiare qualcosina. A volte puoi prendere l'imbarcata, a volte puoi portare a casa un punto e va bene così. Grazie mille, mister. Grazie.